pace, fratelli e sorelle, un caro saluto a tutta la comunità di Rimini, a tutti i fratelli e le sorelle, anche se ormai da diverse settimane non ci stiamo incontrando, non possiamo salutarci come l'abbiamo sempre fatto, non possiamo offrire i nostri culti come cosa ordinaria che abbiamo di consuetudine sempre fatto, però non di meno vogliamo comunque ringraziare il Signore per questa possibilità che abbiamo attraverso questi canali per poter così condividere insieme la parola di Dio. Ricevete il mio saluto, il saluto della mia famiglia, e insieme vogliamo continuare a riporre tutta la nostra fiducia nella parola del Signore e riporre davvero tutta la nostra fiducia nell'unico vero Dio che ha tutto sotto il suo controllo. Quindi vogliamo continuare a pregare e invocare il Signore con tutto il nostro cuore. Volevo insieme a voi condividere pochissimi versi delle Sacre Scritture e in modo specifico volevo leggere una domanda che si pone il salmista al Salmo 13, e l'autore è Davide, e lui scriverà questo al verso 2, leggiamo: fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? È una bella domanda, una domanda precisa, specifica, e credo che questa è una domanda che forse è balzata nella nostra mente chissà quante volte, e forse per noi credenti questa è una domanda che abbiamo portato davanti ai piedi del Signore: fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore, fino a quando sarò preso da questi nemici, da questa inquietudine, da questa incertezza, da questa paura che produce ovviamente scoraggiamento, che produce paure e che ci porta ad essere inquieti. La parola di Dio, precisamente Gesù, credo che darà una risposta molto precisa, molto diretta, che riguarda proprio l'argomento ansia, l'argomento delle preoccupazioni. Gesù dirà in Matteo capitolo 6, diciamo questo, verso 33-34: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascuno giorno il suo affanno. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non siate dunque in ansia per il domani. La risposta di Gesù è molto categorica, è molto ferma. Insomma, non siate ansiosi. Questa è la risposta. Può essere sicuramente, forse per qualcuno che ci sta ascoltando, qualche amica, qualche amico, una risposta non soddisfacente, in quanto l'uomo prevede la necessità di curare invece quest'ansia, di capire in che modo non si possa avere quest'ansia, più che dire non siate ansiosi. Qualcuno potrebbe dire: beh, questo è logico, è ovvio, a parole è semplice, è facile, ma poi quando si vivono certe situazioni, beh, poi le cose cambiano. Credo che tutti quanti, tutti gli uomini, siano soggetti a preoccupazioni, ad ansie nell'arco della propria esistenza. C'è l'uomo naturale, e anche noi credenti, soprattutto quando ancora non avevamo sperimentato la grazia di Dio, che abbiamo combattuto contro queste cose con le armi che l'uomo cerca di utilizzare, di disporre. Una tra queste è ad esempio la ricchezza. L'uomo che si rifugia nelle ricchezze pensa di poter aver costruito nel miglior dei modi
qualcosa di buono, di rasserenante, di rassicurante per il proprio futuro. C'è chi invece attraverso la sua superbia, l'orgoglio, l'io, cerca di combattere contro queste preoccupazioni, queste ansie, pensando che in fondo egli è sufficientemente intelligente, capace, forte per poter affrontare qualsiasi tipo di soluzione. Ma ripeto, quando si vive una situazione particolarmente difficile, drastica, beh, allora probabilmente presi da questi sentimenti, presi da queste ansie, ci si può arrivare anche ad esporre questo tipo di domanda, e in modo particolare Davide la pone a Dio questa domanda, è una preghiera verso il Signore, egli sta chiedendo aiuto al suo Dio. Gesù in modo categorico invece risponde che l'uomo non deve in nessun modo essere ansioso, ma dà anche delle direttive Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Sulla base di questa parola si può verificare quello che Gesù dirà poi successivamente, che abbiamo letto nel verso successivo, e cioè non siate dunque in ansia, perché se davvero il regno di Dio, se davvero la parola di Dio occupa il primo posto nel nostro cuore, se davvero noi riconosciamo che Dio è l'onnipotente, che Dio è il creatore di ogni cosa e che ha tutto sotto il suo controllo, se crediamo a tutta la sua parola, beh, allora sì, possiamo fare nostre le parole di Gesù, e cioè queste parole che ci invitano a non vivere nell'ansietà, a non essere ansiosi. Perché? Perché noi combattiamo l'ansia, noi combattiamo le preoccupazioni della vita non con strategie umane, non con consigli che vengono dall'uomo, ma con la nostra fede nell'Iddio onnipotente che può ogni cosa e che tanto ci ama, tanto ci ha amato, tanto ci ama e tanto continuerà ad amarci, perché lui ha dato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per i nostri peccati. Ovviamente questa risposta di Gesù non è un incoraggiamento a così non costruirsi qualcosa per il futuro, a non progettare qualcosa per il futuro, non è un invito a vivere la giornata quindi facendo a meno di qualsiasi tipo di impegno e responsabilità che invece ci richiede questa vita naturale. D'altronde la parola di Dio noi leggiamo ad esempio in 1 Timoteo capitolo 5 verso 8 che se uno non provvede ai suoi in primo luogo, a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Questa è parola di Dio. La parola di Dio ci invita infatti ad un equilibrio tra le nostre responsabilità umane, quelle del buon credente, e la consapevolezza che dobbiamo nelle nostre responsabilità riconoscere la suprema autorità di Cristo Gesù sulle nostre vite, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, su tutta l'umanità intera. Dio è colui che regna sovrano su tutta l'umanità, su tutti i regni, su tutte le nazioni. In modo particolare Dio regna, sta in mezzo, sta in piedi, così viene descritta la presenza di Cristo in Apocalisse, in mezzo ai suoi candelabri, egli cammina in mezzo ai suoi candelabri. Quindi vogliamo davvero utilizzare, usare questa meravigliosa risorsa che abbiamo, la nostra fede, per poter vincere ogni ansietà, ogni sollecitudine della vita.
La vita del credente deve essere una vita equilibrata, vissuta nell'equilibrio. Siamo chiamati a responsabilità e noi vogliamo assolvere queste responsabilità, ma siamo chiamati anche ad avere piena, piena fiducia in quello che Dio ha stabilito, in quello che Dio ha detto. Riconoscere la sovranità di Cristo, e questo è il principio che ci permette. Che permette alla nostra fede di vincere queste ansie. Sapere che, insomma, un tempo vivevamo in contrapposizione a causa della nostra carne ed eravamo in inimicizia con Dio. Un tempo eravamo ribelli al suo governo, alla sua autorità. Così come lo è il mondo oggi, così come è l'uomo naturale oggi nei confronti di Dio, respinge la sua autorità, respinge il governo e la parola di Dio. Ma l'uomo spirituale invece è colui che è stato rigenerato dal seme incorruttibile, dice la parola di Dio, vivente e permanente di Dio, il seme della parola del Signore, il seme che ha cambiato radicalmente il nostro cuore, il nostro essere e che ha stabilito delle priorità ben precise. Ed è su questo che noi vogliamo davvero poggiare tutta la nostra esistenza, tutta la nostra fede. Cercate prima il regno di Dio. È questo l'obiettivo nostro, fratelli e sorelle, e credo che questa parola possa incoraggiare i nostri cuori veramente ad alzare il nostro sguardo verso l'alto, perché la nostra benedizione, così come il completamento dell'opera della grazia, viene dall'alto, viene dal cielo. Il compimento della salvezza avverrà quando rivestiremo, quando questo corpo rivestirà l'incorruttibilità, quando vedremo apparire Gesù e saliremo insieme a tutti i santi per incontrarlo nell'aria. Questa è la nostra fede, ma è una certezza che è presente nei nostri cuori e nelle nostre menti. Certo, l'uomo ha la sua volontà, l'uomo cerca in qualche modo di risolvere le problematiche, di risolvere le situazioni con gli strumenti che ha. Ma ricordiamoci sempre quello che dice la parola di Dio in Proverbi capitolo 19, verso 21, che ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste, è quello che sussiste in eterno. Gli uomini nell'arco della storia biblica hanno loro espresso la loro volontà anche in contrapposizione alla volontà, all'autorità di Dio. Volevano costruire una torre che arrivasse al cielo, ma Dio non lo permise perché la volontà di Dio è quella che sussiste, è quella che prevale su tutto e su tutti. Volevano, il faraone voleva trattenere il popolo di Israele in Egitto, non lo voleva lasciare andare, così come ancora prima i fratelli di Giuseppe volevano uccidere Giuseppe. Quante storie bibliche! Nabucodonosor che voleva uccidere quei tre giovani, li voleva bruciare vivi nella fornace ardente, e così come quei satrapi al tempo sempre di Daniele volevano uccidere e gettarono Daniele nella fossa dei leoni. Questa era la volontà degli uomini, ma la volontà di Dio è quella che sussiste, è quella che prevale. Dio ha impedito ogni cosa e egli ha portato a compimento il suo disegno e il suo piano. E di questo noi non ne siamo afflitti o scontenti, anzi, perché sappiamo qual è il piano di Dio per le nostre vite, qual è il piano di Dio per ciascuno di noi. È un piano meraviglioso. È scritto nella parola del Signore in Isaia capitolo 55. Leggo dal verso 10: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano, e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare,
così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò che per cui l'ho mandata. La parola di Dio, quella sì che ha valore, quella sì che è autorevole, quella sì che è degna di essere accettata, ubbidita e seguita pienamente. Ed è questo vogliamo fare davvero, fratelli e sorelle, cari in Cristo. Noi siamo chiamati ad essere vittoriosi su qualsiasi circostanza, persino drammatica, possa accadere nella nostra vita. D'altronde Gesù non ha escluso nulla nella vita del credente, anzi dirà ai suoi: voi non temete chi potrà far perire il vostro corpo, piuttosto temete colui che ha l'autorità di giudicarvi, che ha il potere di gettarvi nella genna del fuoco. È di lui che dovete avere il timore. Quindi davvero, se necessariamente abbiamo bisogno di mettere ordine nel nostro cuore, nella nostra mente, ricorriamo alla parola di Dio, ricorriamo a Cristo Gesù con tutto il cuore, ricorriamo a Dio col santo timore che gli è dovuto. E credo che Lui, perché quello che desidera Dio è davvero che tutti gli uomini giungano alla salvezza. Quindi anche per te, amico, caro, amica, cara, che stai ascoltando la parola di Dio, non lasciarla scivolare dal tuo cuore, ma fa sì che questa parola, la parola di Dio, le sacre scritture possano diventare davvero autorevoli per la tua vita. Credi nel Signore Gesù con tutto il cuore, non in una forma passiva, non in una forma astratta, forse come dici di credere o come pensi di credere, ma vai alla parola del Signore, leggila, meditala, studiala, cerca il Signore con tutto il cuore in preghiera e vedrai che Egli è colui che ti libera, ti può liberare da tutte le ansie, da tutte le preoccupazioni. Egli è colui che ti darà certezza, conferma che Egli è il veritiero, che Egli ha tutto sotto il suo controllo e che Egli sta provvedendo per tutti coloro che lo amano, per tutti coloro che hanno riposto la loro fede in Cristo Gesù, un'eternità meravigliosa. Questo è quello in cui noi confidiamo e ci dà davvero forza, certezza per continuare ad andare avanti. Credo che noi, fratelli e sorelle, continuiamo ad andare avanti, risoluti nella parola del Signore, certi che queste promesse, che le promesse che il Signore ha fatto non cadranno mai a vuoto, non verranno mai meno. Quindi, siccome siamo sicuri e certi della Sua parola, delle Sue promesse, non abbiamo motivo di temere, perché davvero il Signore ha tutto sotto il Suo controllo. Egli ci guarda, Egli ci conosce, Egli ci ha curato e ci sta curando teneramente. Siamo la sua particolare proprietà. La parola di Dio definisce anche i suoi figli la pupilla del suo occhio, e di questo dobbiamo esserne davvero certi. Vogliamo credere con tutto il cuore, anche nei momenti in cui sembrano che le cattive notizie, le situazioni peggiorano e le cose che ascoltiamo sicuramente non danno un quadro sereno, certo, per il nostro contingente futuro. Ma ricordiamoci, fratelli e sorelle, che il nostro futuro, quello che davvero è consistente, che ha valore e che ha duratura nel tempo eterno, e nel cielo col Signore. Non di meno, mentre il Signore ci dà grazia di stare su questa terra, noi continueremo ad essere risoluti a cercarlo con tutto il cuore e ad annunziare questa parola agli uomini, perché a questo ci chiama il Signore, che ogni uomo possa ricevere questo prezioso messaggio per poter dare il suo cuore al Signore ed essere salvato. Il Signore ci benedica, benedica la sua parola ai nostri cuori. Continuiamo, fratelli e sorelle, a presentarci davanti al Signore liberi, sereni, con la pace nel cuore, pienamente fiduciosi che il Signore sta portando avanti l'opera sua, e ancora di più vogliamo umiliarci in questo tempo
rivedere alcune cose della nostra vita affinché con la saggezza che arriva dallo Spirito Santo possiamo riconsacrare sempre di più, sempre al meglio le nostre vite nel Signore. Volevo concludere con una preghiera, che il Signore possa scolpire la sua parola nei nostri cuori e che insieme vogliamo pregare per i bisogni che ci sono in particolar modo nella nostra nazione in Italia, ma che adesso si stanno sviluppando anche in tutto il resto del mondo. Signore, vogliamo invocare insieme il tuo nome ancora questa sera, alla fine, Signore, di questa lettura e di questa meditazione della tua parola. Signore, riconosciamo, Signore, che davvero tu sei la più grande autorità, Signore, che tutto, Signore, è sottoposto al tuo volere, Signore, e che tu, Signore, con una sola parola, Signore, così come lo hai fatto nel passato, così come hai dimostrato quanto potente è la tua parola, Signore, la tua parola, o Cristo Gesù, che ha liberato dalle malattie, che ha scacciato i demoni, che ha portato in vita ciò che era morto. E noi riconosciamo, Signore, che questa parola, Signore, che non viene mai meno, ma che sussiste in eterno, è autorevole ancora oggi, Signore, a toccare il cuore degli uomini. Quindi per questo ti chiedo, Signore, intervieni, Signore, nelle vite dei tuoi figli. Signore, fa che davvero non ci siano ansie, non ci siano paure. E Signore, ti preghiamo anche per tutti coloro che hanno ascoltato il messaggio e ancora non ti hanno accettato come personale salvatore. Salvali, Signore, fa che la tua parola possa toccare profondamente la loro vita e il loro cuore. Signore, benedici, Signore, tutti coloro che si stanno adoperando in questo tempo così difficile, in modo specifico parlo degli operatori sanitari, Signore, delle forze dell'ordine, e anche, Signore, una preghiera, Padre, per il nostro governo. Signore, dai tu saggezza, dai tuo discernimento, Signore, che ogni cosa sia fatto nel tuo timore. Signore, davvero, Signore, fa che gli uomini, così come nei tempi passati, pur manifestando la loro volontà, Signore, nella ribellione contro di te, poi hanno visto che tu sei autorevole, che tu sei l'onnipotente, che tutti abbiamo bisogno solo di te, Signore. Oh, Signore, continua a benedire la tua parola, continua a benedire il tuo popolo sparso su tutta la faccia della terra. Benedici, Signore, la Chiesa, la comunità di Rimini, tutte le nostre famiglie, Signore, tutta la fratellanza sparsa, Signore, sul nostro territorio. Ogni cosa te la chiediamo in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.